Sembra che sia stato un inglese, un certo dottor Beckers, a richiamare per primo l'attenzione generale sui presunti mali della masturbazione, onania, or the heinous sin of self-pollution, and all its frightful consequences in both sexes, considered with spiritual and physical advice, fu pubblicato a Londra nel 1716 e divenne un best-seller con oltre 60 edizioni. Secondo l'autore, coloro che si contaminavano con questo vizio rischiavano disturbi dello stomaco e della digestione, perdita di appetito o fame vorace, vomito, nausea, indebolimento degli organi di respirazione, tosse, raucedine, paralisi, indebolimento dell'organo della generazione fino all'impotenza, mancanza di libido, mal di schiena, disturbi dell'occhio e dell'orecchio, diminuzione totale delle forze corporee, pallore, magrezza, brufoli sul viso, declino delle facoltà intellettuali, perdita della memoria, attacchi di rabbia, follia, idiozia, epilessia, febbre e infine suicidio. Erano incluse nell'opera alcune lettere di giovani agonizzanti che in punto di morte per gli effetti della masturbazione compulsiva supplicavano l'autore di inviare loro una bottiglia della sua tintura rafforzante e un sacco della sua polvere prolifica, a 12 e 10 scellini ciascuna. Nel 1743 il medico inglese Robert James, in A Medical Dictionary, descrisse la masturbazione come causa dei disturbi più deplorevoli e incurabili e affermò che non c'è forse altro peccato dalle conseguenze così orribili. Ispirato da Onanie, Tissot scrisse Traité de l'onanisme, Dissertation sur les maladies produites par la masturbation, pubblicato prima in latino, 1760, e poi in francese, 1764, successivamente in quasi tutte le lingue europee. Considerava la masturbazione un crimine, un atto di suicidio. Scrive Havlok Ellis, il suo libro è un misto di ridicola esasperazione e di retorica, che espone con zelo i prodigiosi mali della masturbazione in uno stile che combina, come osserva Christian, le tendenze di Rousseau con una vena di pietà religiosa. Voltaire, nel suo Dictionnaire philosophique, riprese il tema. Sappiamo che Immanuel Kant giudicò la masturbazione come peggiore del suicidio. Lalmont, nel 1836, scrisse un libro dal carattere scientifico, ma che comunque cercò di rappresentare la masturbazione come la fonte di tutti i mali. Scrive Havlok Ellis, questi quattro scrittori, l'autore di Onania, Tissot, Voltaire, Lalmont, sono certamente responsabili di molto. Le nozioni errate di molte autorità mediche, portate avanti dalla tradizione fino ai nostri giorni, il potere autoritario che è stato messo nelle mani di ciarlatani senza scrupoli, il terrore e il rimorso sofferti in silenzio da molte migliaia di giovani, ignoranti e spesso innocenti, possono essere ricondotti in larga misura a questi quattro autori ben intenzionati, ma su questo punto fuorviati. Non si può pensare a niente di così assurdo sulla masturbazione che non sia stato ipotizzato e affermato con autorità in trattati medici del passato. Pazzia, epilessia, nevrastenia, numerose forme di malattie degli occhi, cefalea sopraorbitale, cefalea occipitale, secondo Spitzka, strane sensazioni alla sommità della testa, secondo Savage, varie forme di nevralgie, Anstey, Chapman, sensibilità della pelle nella regione dorsale, Chapman, dolori al seno nelle ragazze giovani, Lacassonne, ipertrofia mammaria, Ossendowski, asma, Peyer, soffi cardiaci, Searle, comparsa di vesciche sulle ferite, Baraduc, acne e altre forme di eruzioni cutanee, l'autore di Onania, Clipson, pupille dilatate, Skin, Lewis, Moraglia, revulsione degli occhi verso l'alto e di lato, Pouillet, occhiaie scure, sordità funzionale intermittente, Bonnier, mestruazioni dolorose, Chapman, perdite dell'utero e della vagina, Winkel, Pouillet, malattie ovariche, Gesset, pelle pallida e scolorita, Lewis, Moraglia, arrossamento del naso, Gruner, epistassi, Joal, Mackenzie, alterazioni morbose del naso, Fliess, tosse convulsa della pubertà, Gowers, acidità della vagina, Schufelt, incontinenza urinaria nelle giovani donne, Girandot,
verruche sulle mani delle donne, Dur, Kraschmar, von Hoy, allucinazioni dell'olfatto e dell'udito, Grisinger, Lewis, sordità funzionale intermittente, Bonnier, indacano nelle urine, Herter, un indescrivibile odore della pelle nelle donne, Skin, fotopsie, astenopia muscolare, forse blefarospasmo e forse congiuntivite, Power. Questi sono solo alcuni dei sintomi e delle conseguenze della masturbazione dati da varie autorità di primo piano. Il solo Pouillet ne numera e accetta più di 100. Moreau, Krafft Ebing e Connolly Norman credevano che fosse questo vizio a causare l'omosessualità. La masturbazione era spesso e volentieri chiamata in causa per spiegare i casi più difficili. Così, al Matteawan State Hospital, New York, per i criminali pazzi e i prigionieri dementi, dal 1875 al 1907 la masturbazione fu l'unica causa di follia assegnata a 160 uomini su 2595. Sir William Ellis, alienista di notevole fama all'inizio dell'Ottocento, scriveva: "Non esito a dire che in un grandissimo numero di pazienti in tutti i manicomi pubblici la malattia può essere attribuita a questa causa." Rousseau condannava la masturbazione, ma la praticò. "Ho imparato quell'atto pericoloso", ci dice Rousseau, Le Confessions, "che inganna la natura. Questo vizio, che l'imbarazzo e la timidezza trovano così conveniente, ha inoltre una grande attrazione per le immaginazioni vivide, perché consente loro di fare ciò che vogliono, per così dire, con tutto il gentil sesso, e di godere a piacimento della bellezza che li attrae senza aver ottenuto il suo consenso." Rasmussen ci dice che Søren Kierkegaard soffrì molto di eccesso di masturbazione. Forse erano proprio di questa natura le pratiche folli a cui Goethe, in un periodo di sconforto, si diede e che crede gli causarono tanta sofferenza. E chissà quanti altri nomi dovremmo aggiungere a questa lista, nomi di giovani angosciati dai sensi di colpa e terrorizzati da presunti disastri incombenti. Eppure, anche nell'oscurità più tetra, era intravedibile qualche sprazzo di luce. Già nel 1786 John Hunter riconobbe che i libri su questo tema hanno fatto più male che bene, Treatise on the Venereal Disease, 1786, e Sir James Paget, nella sua conferenza su Sexual Hypochondriasis, disse: "La masturbazione non nuoce né più né meno dei rapporti sessuali praticati con la stessa frequenza, nelle stesse condizioni di salute generale, età e circostanze." Sembra sia stato Grisinger, a metà dell'Ottocento, a proporre per primo una visione più sana e più critica riguardo ai risultati della masturbazione. Sebbene ancora in una certa misura incatenato dalle tradizioni prevalenti ai suoi tempi, Grisinger vide che non era tanto la masturbazione in sé, quanto i sentimenti suscitati nelle menti sensibili dall'atteggiamento sociale nei confronti della masturbazione a produrre effetti dannosi. E scrive: "Quella lotta continua contro un desiderio che è anche travolgente e al quale l'individuo alla fine soccombe sempre, quella lotta nascosta tra la vergogna, il pentimento, le buone intenzioni e l'irritazione che spinge all'atto, tutto ciò, dopo non poca esperienza con gli onanisti, consideriamo molto più importante del primario effetto fisico diretto." Stranamente, le ragazze non erano oggetto di questo zelo. Eulenburg riteneva che l'assenza comparata di effetti negativi della masturbazione nelle ragazze fosse in gran parte dovuta al fatto che, a differenza dei ragazzi, esse non sono terrorizzate da avvertimenti esagerati e dalla letteratura farlocca sui terribili risultati della pratica. Io credo che il silenzio della società avesse lo scopo di preservare la presunta innocenza delle ragazze nelle questioni sessuali. Curioso che ciò che nei maschi, se non prevenuto, poteva portare alla morte, nelle femmine non destava la minima preoccupazione.